La Cappella del Santissimo Sacramento è la cappella che si apre sul lato sinistro della chiesa, il cui altare venne commissionato dalla confraternita omonima che da secoli già operava all'interno della chiesa. La consacrazione avvenne nel 1696, dopo ben 80 anni dall'inizio dei lavori per la sua realizzazione, e questo ritardo probabilmente dipese dal fatto che i committenti volevano inizialmente realizzare le quattro colonne che ancora sono in loco con altrettanti blocchi monolitici. Alla costruzione dell'altare partecipò anche l'APC d'Arezzatese Giuseppe Cantone, che nel 1695 realizzò la bella balaustra che anticipa l'altare, che è stata costruita con del marmo rosso di Francia e con pietra di Botticino. La balaustra viene realizzata esattamente qualche anno prima che Giuseppe Cantone si dedicasse poi alla progettazione e al disegno della facciata della chiesa di San Faustino. L'altare si presenta in forme lineari, semplici, molto armoniose, ma ci sono due elementi particolarmente preziosi. Uno è il tabernacolo a forma di tempietto e l'altro è il paliotto, ossia il fronte della mensa d'altare, che venne realizzato nell'ultimo decennio del Seicento da un fiorentino, un artista, un lapicida e un commettitore di nome Antonio Corbarelli, con una tecnica particolare, detta del commesso a pietre dure o mosaico fiorentino, proprio perché questa tecnica raggiunse l'apice del suo maggiore splendore all'interno dell'opificio delle pietre dure che era stato fondato da Ferdinando de' Medici nel 1588. E furono proprio i Corbarelli ad introdurre anche nella nostra città questa tecnica negli ultimi vent'anni del XVII secolo. Particolarmente grandiosa e maestosa, anche per l'altezza che raggiunge perché supera i 4 metri, è la pala d'altare. È una tela dipinta ad olio che venne eseguita dal pittore salodiano Sante Cattaneo nel 1808 e raffigura la deposizione del Cristo dalla croce. In realtà l'opera sostituisce un dipinto ben precedente che era stato realizzato nel quarto decennio del Cinquecento da uno dei tre titani della pittura rinascimentale bresciana, che è Girolamo Romani, detto il Romanino, il quale aveva dipinto il compianto sul Cristo morto. Purtroppo però il dipinto venne distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale. All'interno della stessa cappella, fino al 1965, trovava posto un'altra opera assolutamente suggestiva di Romanino, che è lo Stendardo del Santissimo Sacramento, che però venne spostato da questo luogo nel 1965 ed ora è visibile, quindi tra le colonne, che corrispondono all'ultima cappella, sempre nella navata sinistra. La decorazione dell'intera cappella si completa con due tele dipinte ad olio, sempre di tardo Seicento, una di fronte all'altro, entrambe di tema eucaristico, che è quello che viene poi celebrato all'interno della cappella. Quindi sulla destra possiamo ammirare la caduta della manna e a sinistra invece l'incontro di Abramo e Melchisedec. La decorazione si completa infine con un bellissimo volo d'angeli inseriti in un oculo prospettico nella volta della cappella, il quale porta la data del 1744.